imediato aqui com a Kátia, né, como debatedora, né? Patrícia, assumo o comando. Grazie, grazie moltissime. Scusate, spero di poter condividere la presentazione. Vediamo se mi riesce. La vedete? Sì, Ok, ansia. perfetto, è andata. Benissimo. Allora, ringrazio moltissimo in particolare Anna Claudia e Giulia Ceriani per avermi invitata a far parte di questo numero della rivista e ringrazio anche tutte le amiche e gli amici che sono molto contenta di aver ritrovato in questa sede, a cominciare proprio da Katia Castiglio, ma poi anche Isabella Pezzini, Maria Pia Pozzato, Bianca Terracciano e tutte le altre amiche e amici che sono qui da una parte e dall'altra dell'oceano. Bene, quando Giulia, in particolare Giulia Ceriani, mi coinvolse l'anno scorso in questa scrittura di questo articolo, eravamo appena usciti in Italia, eravamo appena usciti dal lockdown molto duro che abbiamo avuto appunto nella primavera scorsa. Quello di questi mesi, come sanno gli amici italiani, è stato un lockdown più leggero, anche se comunque la pandemia ha colpito moltissimo il nostro paese. Abbiamo parlato all'inizio di quello che sta succedendo anche in Brasile, insomma non ne siamo fuori, seppure adesso con il vaccino riusciamo ad avere degli spiragli di speranza, ma va bene, insomma ci stiamo dentro. Allora, quando Giulia mi ha coinvolto in questo, mi ha invitato così gentilmente a partecipare a questo numero della rivista, io stavo un po' pensando anche in altri dibattiti, in altri contesti, a questo rapporto, a questa trasformazione del vestire quotidiano che la pandemia ha introdotto. Nella nostra quotidianità la pandemia ha introdotto tanti cambiamenti nei tempi, nei corpi, negli spazi, in tante cose, e in particolare questo tema delle mascherine è un tema attualissimo, è un tema che ci troviamo a dover affrontare ogni giorno. E dunque ho cominciato a un po' a scherzare, a giocare con il titolo del saggio di Lévi-Strauss degli anni 70, La voie des masques, la via delle maschere, e ho giocato un po' con la lingua italiana, dove noi le maschere sanitarie le chiamiamo mascherine, cioè con questo diminutivo che sembrerebbe anche un vezzeggiativo, quasi quasi, mentre per esempio appunto in inglese mask, sia per la maschera in senso carnevalesco o in senso rituale, sia per le maschere sanitarie. E quindi ho dato questo titolo, La via delle mascherine, giocando appunto un po' col titolo di Lévi-Strauss. Ma in realtà non è solo un gioco, perché ovviamente nella via delle maschere, che è un saggio che riprende precedenti ricerche che Lévi-Strauss aveva fatto negli anni 40 sulle popolazioni della costa pacifica settentrionale americana, dall'Alaska alla Columbia Britannica, in questo saggio Lévi-Strauss in qualche modo ribadisce e rilancia il metodo strutturalista e in particolare il metodo della opposizione e del confronto, della relazionalità tra le maschere, come tra tutti gli oggetti, nel suo caso dell'antropologia e nel nostro caso della semiotica, come appunto la necessità di una relazione tra le maschere. Cito qui da Lévi-Strauss: una maschera non esiste di per sé, presuppone sempre presenti accanto a lei altre maschere reali o possibili che si sarebbero potute scegliere per sostituirla. Altra citazione: una maschera non è principalmente ciò che essa rappresenta, bensì ciò che trasforma, no? Questo elemento della trasformazione, no? È estremamente interessante dal punto di vista semiotico, tant'è che queste maschere, diciamo, non sono tanto maschere nel loro significato singolo, non possono essere considerate nel loro significato singolo, sono maschere strutturaliste, perché, ripeto, appunto, nella via delle maschere Lévi-Strauss ribadisce il metodo. E dunque dice: come i miti
siti, le maschere non possono essere interpretate quali oggetti separati l'uno dall'altro, ma vanno confrontate, messe in rapporto di reciproca opposizione e o di complementarietà, inserite in un insieme di trasformazioni. Solo in base a questo processo i loro significati e i loro valori sociali possono essere compresi. Come ha scritto Hubert d'Amiche nella voce maschera di un'opera fondamentale nella cultura italiana, che è la Enciclopedia Einaudi, tra i cui curatori e ideatori vi fu Umberto Eco e molti altri studiosi semiotici anche, l'essenziale di questo lavoro è la parte che assegna, al di là della semantica della maschera, alla sua pragmatica. E quindi, aggiunge d'Amiche, una maschera va presa in un processo complesso di enunciazione, di rappresentazione. E dunque, per farla breve, dopo queste due diapositive in cui ho in maniera molto sintetica affrontato il metodo dello strutturalismo levi-strossiano, passo dalla dimensione mitologica, dalla dimensione della maschera strutturalista di Levi-Strauss, alla materialità del corpo rivestito e quindi, a mio parere, senza perdere i suoi significati simbolici, le sue funzioni antropologiche, il suo rapporto con il sacro, la maschera entra a far parte sia antropologicamente che storicamente di quel linguaggio del vestito così chiamato da Barthes in un suo saggio contemporaneo, ma non è il sistema della moda, è uno di quei saggi di sociologia, potremmo dire di sociosemiotica della moda, che sono stati pubblicati quasi contemporaneamente al sistema della moda, che è più classico, più conosciuto e più, come dire, citato. La maschera dunque è parte integrante di quel corpo rivestito che comprende gli abiti, gli accessori, i gioielli, l'acconciatura, il macchiaggio, i tatuaggi, le decorazioni, tutti quei segni, cioè, che contengono racconti, sensi, immagini in grado di forgiare il significato sociale del corpo nel mondo. Quindi adesso usciamo un po' dalla maschera levi-strossiana ed entriamo nella maschera, no? In quella idea di maschera che ci porterà poi alle mascherine in maniera qui necessariamente molto breve e veloce. Quindi arriviamo alla moda come fenomeno che, come ha scritto Lotman, rientra nella sfera delle imprevedibilità. A mio parere, un meccanismo imprevedibile ha fatto passare le mascherine sanitarie, quindi arriviamo alle mascherine sanitarie nell'ambito della moda, ma per arrivare alle mascherine sanitarie dell'epoca del coronavirus dobbiamo fare ancora qualche passaggio e tornare un attimo all'idea di via delle maschere o delle mascherine introdotta da Levi-Strauss. Ci sono, a mio parere, tre vie delle maschere e delle mascherine. Ci sono i luoghi dove Levi-Strauss individua le maschere e i luoghi seguono un percorso. Ci sono i sensi che si colgono attraverso l'opposizione reciproca tra le maschere, quindi tra gli oggetti culturali, e ci sono i modi, cioè i richiami a storie e racconti che le maschere contengono. E cominciamo quindi dai luoghi, dagli ospedali alle strade. Quindi l'uso delle mascherine sanitarie dai momenti di emergenza e di primi segni, no, del coronavirus come pandemia globale, alle strade. I sensi in sincronia, anche se è una sincronia in realtà un po' dilatata, perché le mascherine sanitarie in Asia vengono da tempo utilizzate anche molto prima del Covid, in caso della SARS. Il caso della SARS è stato evidente, ma anche in caso di influenze, di raffreddori, no? L'immagine che si ha un po' dell'asiatico giapponese o cinese che si vedeva anche prima del Covid negli aeroporti con la mascherina per difendersi da raffreddori, da virus che possono circolare
nei luoghi pubblici, eccetera, e che magari a noi americani o europei lasciava un pochino sconcertato. O ancora il tema della mascherina come, come difesa dall'inquinamento, quindi come difesa da tematiche che riguardano l'ambiente e la, come dire, la trasformazione negativa, no, dell'aria che stiamo avendo intorno a noi. I sensi in diacronia mi hanno richiamato invece poi l'uso delle mascherine durante questo, l'influenza spagnola 1918-1920, quindi un secolo fa, due anni, speriamo che appunto anche la nostra pandemia si contenga in questi due anni. E dunque queste sono immagini che ho un po' ripreso da questa stranamente rimossa storia, no, del mondo, no? Che è legata appunto alla vicenda dell'influenza spagnola, che introdusse anch'essa nella pratica vestimentaria quotidiana di milioni di persone l'uso delle maschere sanitarie. Ci stava appunto, anche in quel caso ci fu una campagna in diversi paesi del mondo per in terra America, insomma, per indossare la mascherina in pubblico, nei luoghi pubblici, wear a mask, insomma, e quindi diciamo mettiamo a confronto le nostre con quelle di un secolo fa. Ma ancora i modi, gli street style coreani e giapponesi, dei ragazzi, dei teenager coreani e giapponesi, soprattutto sudcoreani e giapponesi, anche prima del Covid. Queste sono immagini riprese appunto fino al 2018, addirittura questa del centro è del Fashion Week di Seoul del 2019, quindi siamo proprio ai confini, no, con l'inizio della pandemia, e ci sono appunto questo tipo di ornamenti anche molto provocatori, anche che sfidano anche molto negli street style asiatici l'idea, insomma, della creatività, no? L'idea della estrosità, no? Del vestire. Ci sono anche poi nell'ambito dello stilismo, dell'alta moda, delle precedenti della mascherina. C'è per esempio questa collezione Mummification di Ries van Herpen, che è del 2009, no? C'è Maison Margiela, collezione autunno-inverno 2018, e c'è addirittura una mascherina di Gucci diventata famosa anche come iconicamente indossata da Billie Eilish, una giovane cantante, ai Grammy Award nel gennaio 2020, va bene? E anche queste che abbiamo visto prima qui, queste sono mascherine, come le vogliamo chiamare, della collezione autunno-inverno di Gucci del 2019. Andiamo qui c'è addirittura la Fashion Week di Pechino, ottobre 2014, le maschere anti-smog, quindi il tema del riscaldamento globale, dell'inquinamento, eccetera, diventa, è stato per anni, diciamo, precursore, no? Delle mode contemporanee delle mascherine. Un altro passaggio, da quella che Appadurai chiama, quello che Appadurai chiama il passaggio dalla legge suntuaria alla moda, no? All'inizio della pandemia le mascherine, perlomeno in Italia, erano molto difficili da trovare, costavano moltissimo, ce n'erano pochissime, le poche che c'erano erano riservate ai sanitari, agli operatori sanitari. Poi a un certo punto alcune aziende anche di moda, per esempio in Italia la prima è stata la Miroglio, che è una fabbrica, è un'azienda di moda che fa soprattutto indumenti per tagli e curvy, la famosa Elena Miro, no? È conosciuta in Italia. Bene, hanno cominciato a finalizzare alcune linee di produzione alla produzione non più di vestiti ma di mascherine sanitarie, e poi via via, insomma, in quei due mesi tra febbraio e marzo del 2020 le mascherine sono aumentate a tal punto da diventare oggetti di moda. Quindi da una fase di
costruzione e di legge suntuaria, come appunto nello schema di appadura. Emblematici, no? Hanno giocato questo uso della mascherina, questo rapporto con la mascherina, l'uso del corpo anche durante la campagna elettorale americana ha giocato moltissimo, poteva giocare a favore di Trump se fosse prevalsa quella dimensione populista, negazionista, che addirittura lui si è portato dietro quando ha avuto il Covid, e invece fortunatamente ha giocato a favore di Biden, perché poi vediamo qui la celebrazione, l'inaugurazione, cioè l'apertura, insomma il momento di celebrazione alla Casa Bianca. Qui c'è Biden Harris con i loro consorti, tutti con le mascherine. Sappiamo anche che questo momento, questa celebrazione ha avuto, questa inaugurazione ha avuto un ruolo anche dal punto di vista estetico e della moda molto importante, con la presenza appunto di questo mascherine legate ad un dress code, no? Ad un power dressing molto ben preciso. E c'è stato poi il famosissimo meme di Bernie Sanders, no? Che era seduto nel pubblico dell'inaugurazione con queste sue muffole famosissime e la mascherina sanitaria semplicissima, quella basic, quella più economica che possa esistere, e che poi è diventato addirittura più celebre attraverso questi vari meme infiniti che ci sono stati, addirittura ancora più, ha avuto ancora più successo delle stesse immagini di Biden e di Harris. Allora, torniamo un attimo alla moda. Secondo appunto una mia notoria idea, la modalità stilistica che caratterizza la moda, soprattutto la moda contemporanea, a mio parere è riconducibile al grottesco, e qui utilizzo proprio la categoria di Bakhtin. Grottesco che trasforma il corpo aprendolo all'intercorporeità, e il grottesco che mostra la materialità dei rapporti, delle interdipendenze, dei reciproci coinvolgimenti tra i corpi, il complesso delle aperture verso l'alterità di cui il nostro corpo proprio necessariamente vive. Bene, tutto questo aspetto del grottesco che apre all'intercorporeità, nulla di più lontano da ciò c'è nella mascherina, perché la mascherina, collegata peraltro al distanziamento sociale che tutti noi seguiamo anche come appunto come spontanea prossemica, spontaneo rapporto con gli spazi del nostro corpo, ormai quando camminiamo per strada o quando ci diciamo così incontriamo anche qualcuno, è totalmente contraria a questo genere di idea della moda come grottesco. E dunque c'è un duplice ruolo delle mascherine. Da un lato il distanziamento sociale riduce o elimina del tutto quegli elementi grotteschi del corpo, come il contatto, la contaminazione, le aperture. Dall'altro lato però, ecco, e qui c'è l'elemento interessante delle mascherine alla moda o delle mascherine un po' strane, un po' estrose, utilizzate, degli usi decontestualizzati anche che vedremo delle mascherine, il contenimento fisico e sociale del corpo viene a essere semioticamente conteso nei suoi sensi proprio dal divenire di moda delle mascherine, che assumono colori, fantasie, forme, dimensioni affidate all'inventiva stilistica e alla creatività più sfrenata anche personale. Dunque, se da un lato le mascherine ci ricordano che corpo individuale e corpo sociale non sono entità separate e che l'allontanamento tra i corpi, l'adozione delle mascherine, il distanziamento sociale
tutelano la collettività nel sacrificio dell'individualismo. Dall'altra parte vediamo che le mascherine, come le mascherine, si sono presentate e si presentano in situazioni in cui l'intercorporeità invece c'è, l'intercorporeità invece esplode. Ho preso come esempi i corpi in piazza durante le manifestazioni del Black Lives Matter nell'estate 2020, questo è a Washington. Ho messo in opposizione, diciamo, due manifestazioni, quella di Seoul, questo siamo nel giugno 2020, e quella di Berlino, sempre nello stesso periodo, dove invece gli ammassamenti sono molto più evidenti, ma tutti sono con le mascherine. Quella di New York e quella di Torino, due manifestazioni sempre dello stesso periodo, e ancora altri due elementi molto evidenti, insomma, di questa irruzione delle mascherine nella scena in cui il corpo diventa corpo politico, no? Assume una sua politicità nel modo di vestirsi, nel modo di usare lo spazio e nei gesti che fa, nella sua, diciamo, dimensione gestuale e di posizioni e prossemica, una manifestazione Black Lives Matter, e questi sono i rappresentanti democratici al congresso giugno sempre 2020, che si inginocchiano in memoria di George Floyd. E infine le ultime immagini sono immagini molto recenti, sono riprese dalle alcune pagine Instagram dalla pagina Instagram del Sartorialist, il più grande blog di moda che esiste, sono della primavera 2021, e diciamo testimoniano un po' l'uso delle mascherine nella moda di strada, no? nella moda di strada anche molto raffinata e molto glamour, no? Che caratterizza proprio lo stile del Sartorialist. Bene, la conclusione: utilizzando la suggestione di Lévi-Strauss, dunque, le mascherine sono leggibili lungo una via, un passaggio, un itinerario. La moda rappresenta la componente grottesca di questo passaggio, la pandemia un'occasione per pensare la maschera tra i segni. La via delle mascherine, così improvvisamente, tragicamente e allo stesso tempo carnevalescamente esperita durante la pandemia, può mostrarci i modi per interpretare in forma sia pratica che emblematica l'idea di responsabilità solidale e collettiva dei corpi rivestiti, dunque anche una dimensione etica della moda che non in questo momento è molto molto attuale e rappresenta anche il futuro della moda stessa, quindi ovviamente si aprirebbe tutto un altro discorso. E questa è una fotografia che proprio oggi ha pubblicato un mio amico fotografo italiano, Antonio Iacobelli, che ha fatto un gioco un po' estivo, no, sulla decontestualizzazione della mascherina, e con il quale concludo e vi ringrazio. Grazie Patrizia, io purtroppo devo andare e quindi volevo salutare tutti e ringraziarvi per questa bellissima occasione di incontro. Arrivederci a tutti. Ciao Maria Pia, ciao. Ciao. Bella questa relazione Patrizia, ti segnalo che anche Bianca ha lavorato sulle mascherine, quindi potete fare una mascherine connection. Benissimo, c'è una corrispondenza con di amorosi sensi con Bianca. Sì, è vero. Collimano perfettamente. Grazie. Carla, vai a presentare. Carla Beatriz Barbosa de Oliveira, moda, corpo e consumo na pandemia. Vai fazer a voz do grupo, na parceira. Tá com sem microfone, Carla. Desculpa, Paloma, você quer me ajudar? Porque eu não estou conseguindo colocar a apresentação. Eu mandei para ela também. Perfeito. Aí, Paloma, fica concretizada, passando a apresentação. Sim, eu vou colocar aqui, só um minutinho.
Obrigada. Primeiro, eu até decorei um textinho em italiano, não falo italiano. Aí eu decorei. Buongiorno, mi scuso anticipadamente de não falar italiano, mas espero que te voi passeate e compreender la mia presentazione nella migliore maneira possível. E graças. Já quero agradecer também, porque tem professoras minhas aqui, Kátia, Ana Paula e a Silvia Demetrescu, que foram minhas professoras na pós-graduação de cultura de moda na IMB Morumbi. E eu e a Paloma, a gente está começando a mergulhar mesmo nessa parte da semiótica agora. Cada uma tinha uma pesquisa dispare. Eu estudo moda e política, ela estuda moda e sustentabilidade. Nos encontramos no mestrado e desenvolvemos esse artigo durante a pandemia sobre o consumo de moda em meio ao caos. Pode passar, Paloma. A sociedade foi atingida, né, por essa pandemia no ano de 2020. Aqui no Brasil, o lockdown, ou fechamento, começou em 15 a 20 de março, mais ou menos, e as cidades foram fazendo progressivamente esse fechamento, e com isso, inclusive, foi afetando o comércio local e nacional. Pode passar, Paloma. E aí, a nossa... nosso intuito era mostrar como o coronavírus impactou na moda e no consumo. Pode passar. E aí a gente trouxe alguns pontos, né, que modificou e cancelou-se alguns eventos, diminuição e as mudança no consumo online de moda e as formas de como controlar a pandemia ou os contágios dentro desse mercado. E aí eu trouxe um exemplo, que foi o Louis Vuitton, que teve a primeira, assim, foi o mais marcante mesmo, dessa mudança dentro do cenário de moda, fazendo com que fizessem produtos para... contenção mesmo da expansão do vírus, né? Usando as suas fábricas para desenvolverem álcool. Pode passar. E aí, com tanta incerteza, qual é a previsão do que essa pandemia poderia trazer para a gente? Então, foi com esse pensamento que nós duas sentamos e pensamos como que a gente poderia trabalhar a moda dentro da pandemia. Pode passar. Da onde estamos e para onde vamos? Essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos e dali começou o processo todo de desenvolvimento do artigo. E aí... o consumo de moda durante a pandemia foi pensado também com outras questões, né, que sempre estão permeando a moda, estão permeando o nosso desenvolvimento como indivíduo dentro de uma sociedade, e seja ela uma sociedade de consumo. Pode passar, Paula. É um ambiente que influencia a aquisição ou a aquisição que influencia o ambiente. Então, essa reatividade que faz com a reatividade ou a proatividade que foram uma das questões que foram pensadas dentro desse artigo. Qual é a essência de comprar para se vestir dentro de casa? Todo mundo já não tem um armário enorme, já não tem tantas possibilidades de se vestir, para quê? Acumular mais, para que consumir mais? Pode passar. E se a gente tem esse armário tão cheio, por que não adaptar? Por que não pensar em como utilizar daquilo que a gente já tem para, mesmo com o uso, e a gente sabe do uso de expressão, de uso de identidade, por que não usar isso dentro do que você já tem, dentro desse seu universo? E qual é o corpus, né, do nosso trabalho? É justamente a gente... deixa eu passar.
analisar dentro das redes sociais, mais especificamente dentro do Instagram, inclusive por postagens, a gente ficou de maio a julho fazendo essa observação, abril a julho, fazendo essa observação de postagens, de como que as pessoas colocavam o que estavam consumindo, o que deixavam de consumir, e o objetivo maior era, além dessa análise do Instagram, a aplicação de um questionário com perguntas objetivas e subjetivas para que fossem atingidos a canalização principal, que é uma pergunta, né, que eu vou apresentar mais à frente. Pode passar. E a nossa abordagem é trazia essa coisa da manifestação cultural, da contemporaneidade, do comportamento da sociedade frente a esses acontecimentos cotidianos e dessa reorganização de como um efeito gera a impressão da realidade por meio do consumo de objetos e objetos de moda. Pode passar. E aí, dentro da metodologia, a gente escolheu alguns autores: Gremaz, Barbosa, Campbell, Caldas, Erne e Akrene. E utilizamos um questionário para confrontar a ideia desses autores, para que a gente pudesse traçar um objetivo, uma linearidade de pensamento, e que trouxesse uma concretização do que realmente estava sendo consumido e se havia uma mudança dentro deste cenário, como muitas vezes foi apontado para que haveria uma eliminação do consumo, né? Foi a partir dessa ideia também que a gente decidiu fazer essas observações. Pode passar. E a pergunta principal, a inicial do nosso questionário era: você consumiu algum produto de moda durante a pandemia? Então, com isso, a gente conseguiu até um número restrito, que foram 55 questionários, né? E 15 pessoas, dentro desses 55, apontaram que não fizeram consumo. Foram só 15, e os outros 40 conseguiram responder positivamente que haviam feito o consumo, e a partir daí responderam outras perguntas que puderam dar um norte mesmo para que a gente pudesse desenvolver essa análise sobre o consumo dentro da pandemia. Aqui eu mostro um perfil do participante, né, que 80% das respostas, a maior parte estava entre 26 e 30 anos, depois seguido de 35 a 45 anos, e o nível de escolaridade das pessoas também influenciava, ficou demarcado que as pessoas que tinham mais estudo eram as que mais consumiam. E aí, eu e Paloma, nós somos de Brasília, e por mais que a gente tenha disponibilizado a pesquisa online para o Brasil inteiro, acabou ficando concentrado aqui no Distrito Federal, então a gente via essa realidade. E, em média, o salário era um salário mínimo, de 1 a 3 salários mínimos, a renda de quem estava gastando mais. Pode passar. Então, assim, com isso, a gente pôde perceber dois caminhos muito marcantes, quase que um número empatado, que era a diminuição e o aumento. Então, com isso, pode passar, a gente conseguiu fazer, além de uma consolidação de como foi o consumo durante a pandemia, a gente pôde elencar categorias. E aí a gente utilizou o dicionário de Gremaz para que fossem categorizada, desculpa, a gente utilizou o Bardan, criando quatro categorias
para explicar como que o que foi observado dentro do artigo. A primeira categoria é o ato de consumo, como que foi consumido, o que, que foi consumido. A segunda seria os modismos. Quais foram as principais observações do que foi consumido dentro da pandemia? Se era necessário ou desnecessário ter feito aquela aquisição? Pronto. E a principal, que é principalmente para esse encontro, que a gente preferiu centrar mesmo nisso, que foi a semiótica e o significado de consumo durante a pandemia. Pode passar. E aí, com isso, a gente utilizou o dicionário de Gray Mass, e que queria mesmo mostrar essa coisa do efeito do sentido, da impressão da realidade, né? De como que o sujeito humano e a sua relação com o objeto do mundo faz com que ele seja compreendido pela aquisição daquele objeto. E aí surgiram quatro conceitos, que é o conforto, a conformidade, a contradição. Paloma, me ajuda, perdi a última. Projeção. Oi? Projeção. Projeção, desculpa. Pode passar. E aí, no conforto, a gente traz duas respostas dos participantes, que eles mostraram que eles compraram o pijama e o tie-dye, que foram os modismos mais patentes, percebidos dentro dessa pesquisa, para que eles tivessem um conforto dentro de casa. O não sair dentro de casa fazia com que as pessoas não se arrumassem, mas que utilizassem-se dos pijamas para se sentirem confortáveis até para o enfrentamento dessa pandemia. Pode passar. E a conformidade é a pessoa comprando para que pudesse usar depois, porque tinha essa perspectiva de eu estou comprando agora, mas eu vou usar em breve. Então, a perspectiva das pessoas, e aí a gente entra depois na projeção, é que fosse comprado naquele momento e fosse usado em breve, logo. E esse logo ainda não aconteceu, que a gente já está no segundo ano e indo principalmente para a terceira onda dentro dessa pandemia. Pode passar. E a contradição, né? Eu comprei, mas porque a família precisava, eu comprei porque... Então, sempre buscando uma justificativa. E a justificativa é, eu comprei, mas eu não queria comprar. Eu comprei, então, assim, eu comprei porque estava na promoção, mas eu não sei quando eu vou usar. Então, sempre percebendo isso, que essa parte faz com que a gente tenha uma construção de uma representação sintagmática. O sentido da compra está sendo justificado por esses conceitos. Pode passar. E aí a projeção, que é vou comprar para usar depois. Vou usar depois porque, aproveitando que estava em promoção, eu já estava querendo essa peça há muito tempo, agora ela baixou o preço. Então, pode passar. E com isso, a gente consegue perceber que as pessoas adquiriam objetos projetando que iam ter pouco tempo, né, pandemia, mas também para ter um pertencimento. Quando a gente coloca o pertencimento pelo uso do tie-dye, do pijama, é porque as pessoas ainda se utilizam das redes sociais para que tenha essa construção de um diálogo com o mundo, mesmo estando dentro de casa, e postando desse pertencimento pelo conceito que esses modismos pudessem estar passando. E a nossa restrição maior foi essa da aplicação do questionário, mesmo online, tendo ficado segmentado muito aqui em Brasília, no Distrito Federal, e assim a gente não pôde ver um panorama talvez tão completo e tão diverso quanto se tivesse tido uma abrangência nacional, porque a gente
pode perceber que existem limitações, inclusive em compras, por uso do frete, o valor do frete, taxa, o deslocamento, taxa de entrega, o período de entrega. Então, tudo isso pode trazer um problema mesmo dentro do cenário do consumo. Grazie, era isso. Falei rápido, gente, desculpa. Mas é que são 10 minutos. Obrigada, Carla. Obrigada a vocês. Obrigada, Carla. Vamos passar imediato para Kátia Castilho, para animar as nossas relações. Olá, vocês me escutam bem? Ah, que bom. Então, primeiro, boa tarde, boa noite também para vocês. Eu também quero agradecer, acho que todo esse movimento que foi feito em relação a esse dossiê da revista, né, que me reaproximou de pessoas muito queridas, minhas fontes bibliográficas, além mar, como eu costumo dizer, e que me deu muita honra, de algum modo, estar próxima à Ana Cláudia na elaboração do dossiê. Vorrei dire che da molto che non parlo in italiano, vedremo cosa riesco a fare, a dire, ma sono molto contenta di essere tra voi, è un onore per me, perché come Ana Cláudia ha detto, io ho cominciato tutti gli studi, interessi di moda in Italia, e poi ogni volta che ritornavo in Italia era dove compravo i libri, cioè mi studiavo tra i libri e piano piano ho tracciato un po' di approssimazione con alcuni di voi, questo per me è stato fantastico. Io ho letto, Patrizia, il tuo testo diverse volte prima, perché prima volevo tradurle in portoghese, ho detto no, faccio così perché così qui si possono leggere in più persone. E oggi, questi pochi giorni a rilerlo, o a lerlo di nuovo, è incredibile come praticamente un anno, quasi un anno che lo ha scritto, come è ancora prima, pieno di ispirazioni, di possibilità di analisi, e riesce ad avere tutta una complessità che finora sta abbastanza completa, cioè non trovo una parola migliore che questa. Penso prima nelle possibilità, perché in quel momento la pandemia cominciava e pensare alle mascherine era una cosa che colpiva i nostri occhi, sembrava avere tanto per dire, e di fatto è quel tanto e altre tanti che si riescono a mischiare nei tempi presenti, credo che il tuo testo riuni tutto questo numa analisi delle diverse categorie che ha fatto, e quello che volevo dire sono delle cose che mi ha fatto pensare, alcune delle cose che mi ha fatto pensare. Una di questa, penso che è l'analisi sulla faccia, no? Che come con l'uso della maschera si ridimensiona tutta la comunicazione visuale tra il primo approccio della faccia, che è dove la si guardiamo per prima, né? Fa con che gli occhi guadagnano una espressione tra l'altro mai vista, o forse che con gli occhiali, che qua tanti li usano anche qui, riescono ad avere un altro accessorio, è abbastanza importante. Poi quando dice delle mascherine e per l'area medica, ci ho pensato come la medicina di qualche modo aveva già nella storia della moda fatto creare una tendenza, né, di moda.
E ho pensato che nel Medioevo, magari quando per problemi sanitari avevano quelle maschere di uccello lunghi, tutta quella veste, che la moda, anche se dobbiamo arrivare a casa, cambiarsi di immediato, non ha creato possibilità come cape, anche per l'inverno, nel capote, per farci uscire di forma più sicura. Ma abbiamo tutta la tecnologia testili, no? Che possono fare anche delle mascherine di tessuti oppure di questo modo medico che ci porta innovazioni. E poi per la questione della moda e delle marche, l'aspetto ludico, no? Che come è fatto vedere delle fotografie, come la moda fa fa svolgere tutta la situazione drammatica di un dover essere per una questione ludica di mettere le cose sul mercato, no? E fare il consumo più forte. Credo che la questione del grotesco, che sono alcuni appunti che adesso, mentre tu diceva, io ho cominciato a pensare del viso, no? Il viso che si vede ogni volta di più, come ci stiamo vedendo qui, no? Per le tele dei computer, che ci fanno un'altra apprensione di sensi, non più quella interazione. Maria Pia diceva, guarda, non riesco a guardarvi negli occhi, né? Che occhi sono questi mediati per la tela, per gli occhiali, per i distanziamenti? E quindi questo grotesco mi pare anche oggi, per le situazioni sociali e per questa interazione del video, non so se si dice in Italia, ma l'armonizzazione facciale, no? In Brasile adesso va molto di moda, dove tutti hanno quasi la stessa apparenza, no? E buscano rifare il suo viso frente a tutte le volte che ci siamo visti, no? Tra le tele, perché prima era una cosa che si vedevamo a sé proprio molto poco. Então, queste sono alcune pensieri che a leggere il suo bellissimo testo, credo che ancora lo farò tradurre perché è una lezione, è un'aula bellissima, dove si apprende tantissimo per le moltiplicate relazioni, letterature, bibliografie che ci porta. Queste sono le cose che ci ho pensato e che magari rivelano un po' del mio percorso di lettora del suo testo, Patrizia. Non so se mi ha capito. Grazie Katia, grazie moltissimi. Ti ringrazio intanto molto, poi dopo rispondo, lascio la parola ad altri. Continuo per parlare da letterica, altre forme, sono quella che scrive, non... Carla, primeira coisa, primeiro parabéns, né? Eu acho que é uma grande conquista estar nesse dossiê, e me chamou a atenção em primeiro lugar o fato de você usar uma pesquisa quantitativa, né? Inicialmente, porque como metodologia semiótica isso nunca havia acontecer. Então eu falei, bom, como assim, né? E eu acho interessante porque traz falas de algum modo para o que a semiótica faz, é uma observação. Então assim, trazer a fala de outro e contemplar com uma busca dessa análise semiótica, achei interessante. A moda como consumo e acontecimentos cotidianos, né? E esse cotidiano que foi revirado do avesso, como você disse,
E esse comparativo, consome, tem necessidade ou não? Então, lojas físicas e lojas digitais. Isso desencadeia novos procedimentos, novas possibilidades de consumo, novas percepções sensoriais, como essa do rosto mesmo que eu disse, né? Novos padrões de consumo e uso do corpo também, e do saber, porque para... Embora todo mundo já tivesse, de algum modo, se aproximado de compras digitais, né? Agora você é obrigado, né? Eu me sinto assim, obrigada a comprar tudo pela internet. Então, assim, você tem que ter uma sabedoria ali que não é da ordem do cotidiano, né? Pelo menos do meu não é. Então, esses novos costumes e novos padrões. Eu acho muito interessante pensar em como a moda se adequou a isso, primeiro por uma necessidade de volta ao consumo, quando você disse das promoções. Então, a própria dinâmica da publicidade vai ser impactada por esse faça em casa, torne-se o seu repertório, né, para quando você precisar, aproveite os descontos. E uma questão que me chamou muito a atenção também é quando você cita, né, as grandes lojas que se colocam aí e que é também a tentativa de surgir enquanto posicionamento de mercado de consumo as pequenas marcas, né, que vão criando um discurso muito particular. E acho que tudo isso, eu acho que são coisas que merecem, de algum modo, óbvio, não é carência do seu texto, mas que podem ser analisadas, né, de forma muito interessante, porque eu acho que traz novidades, né, de padrões de comportamento. Você fala no uso da máscara como proteção, e eu vou aproveitar, acho que a Ana Paula ainda está aqui, você usa a Ana Paula de Miranda na bibliografia, né, no consumo de moda, e eu sempre procurei categorizar na história da moda, assim, por que nós nos vestimos? Por uma questão de proteção, de força, poder, e ela traz isso de uma outra fonte do marketing, super bem organizado na questão do porquê nós nos vestimos, né? Então, essa questão da proteção, acho que ela nunca nem foi uma das mais relevantes, porque a história da moda mostra que a gente não começou a se vestir por causa de proteção, né? Mas eu acho que a comunicação, o ser um sujeito dentro de um grupo social, então toda a questão da aparência, ela se sobressai por aí, né? Então, o que é a roupa home office, né? Eu fiquei pensando, se nós nos levantássemos, né, como é que estaríamos vestidos? Porque isso fez com que a parte superior do corpo fosse mais uma vez valorizada, né? Então, a questão do que mostre o seu pé, que sapato será que nós estamos usando nesse momento? Só de meia, chinelo, nós estamos numa reunião acadêmico-científica, né? Então, como esses hábitos nos tornam processos, né, ou sujeitos investidos de outro tipo de poder, de fala, de estar e perceber? Então, acho que toda, tanto a questão de tempo, ela é completamente deslocada. Estamos, né, vivendo numa realidade de aparência, de construção de aparência também. Então, eu acho que essas novas apresentações de si, né, que nos colocam nessa relação através de telas, né, nossa forma de estruturar nossa aparência, também para sermos vistos, né, com recortes e através de tela de uma bidimensionalidade, vem trazendo outros hábitos, que talvez o consumo não seja só do produto, e que o produto também vai fazendo essa migração, né? Para pensar na Nike, agora roupas que estão sendo lançadas para serem compradas só para o uso digital, né? Então, eu não tenho o produto em mão, mas eu posso usar aqui. E ontem, aqui nas redes brasileiras, pelo menos o grande comentário no Instagram era o acelerador de voz do WhatsApp, né? Então, onde você não precisa ouvir aquela mensagem por um minuto, você acelera, ou seja, todos esses processos que fazem desaparecer essas qualidades humanas, né, entre aspas, né, nos tornando cada vez mais robóticos e tecnológicos,
que eu acho que é uma possibilidade, né, de futuros, de estudos de consumo interessantes aí, também a partir daquilo que eu li no seu texto. Então, super obrigada, acho que são essas questões que eu queria deixar. Eu quero agradecer os comentários e eu tinha falado, tinha mandado uma mensagem para até para a Paloma, que é a minha dupla, né, do artigo. Eu falei, Paloma, eu falei tão rápido que eu estou me sentindo o áudio acelerado do WhatsApp. E aí, porque eu falei, mas e uma colocação que você fez foi sobre a nossa apresentação para o outro. A gente está vivenciando um momento de o tempo inteiro estarmos em reunião online. Nós, se antes... Eu sou jornalista também, eu sou formada em moda, jornalismo e publicidade. Então, assim, eu consigo perceber que se antes a gente tinha um panorama americano aberto, hoje a gente é um closer, é fechado. Nós vivemos uma vida 3x4, né? A gente tem que caber dentro dessa nossa caixinha. E quando você faz a inquietação de se levantarmos agora, como que nós estamos nos vestindo, quantas gafes nós já percebemos pelas redes sociais, as pessoas, inclusive levando reunião, audiência, um advogado foi tomar banho e né, e todo mundo vendo. E aí nós estamos vivenciando uma lenda dentro do jornalismo, que sempre é Alassi de Moreira, que sempre se falou que ele trabalhava com paletó, camisa social e de cuecas e meias. Então, provavelmente muitas pessoas estão trabalhando assim, né? E isso é uma representação, isso é um significado, uma significância dentro de um contexto social e dentro de uma organização de um diálogo. Mas quando você coloca também e cita a Ana Paula, e eu citei também porque eu me sinto à vontade de citar ex-professores, então, trazendo isso até para um processo de escrita mais humanizado, porque se a gente tem um esteio, um apoio, mesmo que bibliográfico, de professores que fizeram parte da nossa construção, né, como acadêmico, como pesquisador, eu acho que isso facilita muito, muito mesmo. Perfeito. Microfone. Eu volevo. Queria saber se Patrícia quer responder alguma coisa. Io volevo ringraziare ancora Katia e tutte voi. E volevo dire che tra le cose che Katia rilevava rispetto alle mascherine, questo rapporto con la faccia è essenziale, la diversa spazialità della faccia, quindi questo è tutto un filone di riflessione che sarebbe, infatti Bianca immagino che su questo, e ancora i modi di utilizzarla, perché insomma io non ne ho parlato oggi perché altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Allora, chi la mette sul mento, chi la mette tutta, chi copre completamente, chi la porta sul braccio, chi se la toglie. Adesso per esempio in Italia si stanno facendo un po' di aperture e molti se la tolgono, no? Perché si sono riaperti i bar all'aperto e quindi si può stare senza mascherina perché si deve mangiare, no? Per esempio. Quindi gli usi legati, gli usi appropriati e gli usi impropri, no? La decontestualizzazione della mascherina dal suo luogo proprio, cioè la faccia, la bocca e il naso, e il metterla da altre parti, appunto per esempio sul gomito o sul mento. Ancora, le useremo tra tot tempo che, quando finirà la pandemia? Le useremo ancora? Io dico di sì, perché impariamo dai giapponesi, dagli asiatici a utilizzarla, per esempio, anche in situazioni di influenza più, insomma,
semplice influenza. Probabilmente sì, ma probabilmente anche no, perché magari adesso viviamo l'opposizione, no? Cioè, tutto ciò che ci ricorderà la pandemia tenderemo a buttarlo via. Questo non possiamo saperlo, no? Non possiamo dirlo. Insomma, e poi anche un rapporto tra la mascherina e il velo islamico, no? Per riprendere un po' anche il discorso di Maria Pia di prima, no? La valorizzazione degli occhi, il trucco degli occhi, il rossetto che non ci si mette più, no? O forse solo per la videoconferenza. Va bene, tante cose. Grazie Katia, grazie a tutte voi per questa occasione. Io che voglio ringraziarvi ancora una volta, grazie mille, è un gran piacere. Acho que o debate a gente tem que cortar, porque ele é muito extenso e a gente vai agora cruzando os vários blocos e ele vai ficar mais adensado, né? Então, eu agradeço todos os participantes, Kátia, Patrícia, e Paloma e Carla.